prima volta che sono andato al centro studi è stato nel 78 ed ero un delegato di fabbrica di un'azienda tessile del Varesotto e fu un corso di base, chiamiamolo così, però che fu organizzato al centro studi di Firenze, quindi un privilegio, non indifferente, un gruppo che era molto eterogeneo in un periodo come quello della fine degli anni 70, dove vi erano anche molti fermenti anche all'interno del sindacato e della CISL. Eravamo nella fase unitaria del sindacato e quindi per me fu la prima volta, diciamo, fu il primo approccio vero con la CISL, anche se ero iscritto alla CISL dal 74, però sicuramente fu quello il momento in cui capii meglio cos'era la CISL. Anche merito, soprattutto per merito dei formatori e degli organizzatori di quel corso, perché misero insieme un gruppo assolutamente eterogeneo da un punto di vista culturale. Poteva essere un momento di conflitto, quindi di scontro, perché era abituale che questo avvenisse in quel periodo, e invece fu il momento in cui capimmo come dire, i minimi comuni denominatori, anche pur partendo da esperienze differenti, e diciamo che lì iniziò la mia vera storia nella CISL, anche se, ripeto, c'ero già da qualche anno. L'anno dopo uscii a fare il sindacalista e certamente quel corso fu propedeutico, nonostante un corso breve di una settimana. Ecco. Poi ci sono tornato altre volte, esperienze anche queste molto importanti. Credo che il mio incontro più bello sia stato anche verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, quando feci il primo corso formatori, il mio corso lungo formatori. E abbia anche il privilegio di avere dei docenti particolarmente bravi, eccetera, e importanti anche. Ecco, credo che il Centro Studi di Firenze sia un po', come dire, il cuore della CISL, no? Cioè, se la testa sta nella segreteria, sta a Roma, eccetera, ma il momento in cui si forma un'appartenenza e si forma soprattutto una politica, un'idea, no? Che cementa anche un'unità interna, quello passa attraverso la formazione ed è soprattutto, e credo che il centro studi sia fondamentale, lo sia stato nei momenti più difficili, più delicati dell'organizzazione all'inizio della sua vita, lo è stato, io ho fatto l'esempio adesso degli anni 80-90, fine anni 80, anni 90, perché eravamo in una fase di trasformazione da sindacato, diciamo, soprattutto militante, a sindacato responsabile che puntava sulla concertazione, eccetera. Ho parlato degli anni 70, dove c'era un problema di riconquistare un'identità dopo che la fase dell'unità, peraltro molto importante, però aveva un po' messo da parte le identità singole delle confederazioni, in particolare per quanto riguardava la CISL. Si entrava in una nuova epoca, in un nuovo momento e bisognava ritrovare quell'identità. E Centro Studi in tutti questi momenti è stato fondamentale. Spero che lo sia anche in futuro di fronte ai nuovi cambiamenti che anche dopo questa pandemia ci troviamo di fronte, insomma, ad affrontare. Abbiamo bisogno di militanti e di operatori che siano all'altezza del cambiamento.